Noi continuiamo la trasmissione, è arrivato il momento di un ospite, ma di un grande ospite. Super ospite. Super, super ospite. Non diciamo nulla, vediamoci questo video e poi ci colleghiamo con lui. Con grande piacere abbiamo qui a Domenica Insieme Andrea Griminelli. Ciao, piacere mio. Ciao Andrea, grazie per aver accettato il nostro invito. Grande piacere. È un onore averti qui insieme a noi, soprattutto perché la gente a casa sarà anche emozionata. Quando ha saputo che c'era ospite, insomma, ha cominciato a scriverci e quindi saranno veramente collegati in tantissimi. Ma iniziamo proprio dall'inizio. Sì. Tu a 10 anni ti sei avvicinato allo strumento, al flauto. Come mai questa scelta? Come mai proprio al flauto? Beh, ho iniziato al flauto dolce, col flauto dolce con la mia insegnante di educazione musicale, e mi aveva così regalato alcuni brani, alcuni dischi del grande Severino Gazzelloni, e da lì mi innamorai di questo strumento, del flauto. Uno strumento particolare che però insomma si è rivelato, diciamo, lo strumento con cui io esprimo la mia musica. Poteva essere un violino, poteva essere una tromba, qualsiasi. Certo. È nato un po' per caso, perché io non vengo da una famiglia di musicisti, non vengo da una famiglia di artisti, e quindi mi sono innamorato di questo primo strumento che mi è stato presentato. Ma cosa sognavi da bambino? Suonavi la musica oppure no? Suonavi lo strumento io, come... No, io cantavo tanto, mi ricordo che cantavo sempre, cantavo, diciamo, appunto, i miei idoli erano Gianni Morandi, voi siete giovani, ma insomma c'era Ennio Morricone, gli spaghetti western di Ennio Morricone. Io non vengo da una famiglia di musicisti classici e da lì... io sono partito mi ricordo... Proprio come oggi, le prime note di musica classica che suonai con questo strumento di Mozart, che mi aprirono il cuore proprio, era un'emozione incredibile. Tu hai iniziato prestissimo la tua carriera concertistica. Ti ricordi il tuo primo concerto? Sì, certo, avevo 13 anni. Io vengo da Correggio, Reggio Emilia, ed avevamo iniziato un duo, io e alcuni due miei amici, e fu un concerto a 13 anni per flauto e pianoforte, ero tesissimo, non avevo saliva, mi ricordo benissimo, ero panicato, però insomma
Pian piano ho imparato a stare sul palcoscenico fino a quando non ho cominciato a fare i grandi concerti. Alla fine degli anni 70 hai collaborato con la radio libera della tua città, Radioattiva. Che ricordi hai di quell'esperienza? Ti piaceva far radio? Allora, voi siete troppo giovani, non ricordo, ma di sicuro ricordate Radio Freccia, sì. Il film di Radio Freccia. E Radio Freccia era, non era altro che Radioattiva, era la nostra radio a Correggio, Ligabue, Luciano Ligabue di Correggio come me, lui si occupava eravamo in 4, 5, 6 amici, ma era un garage, ricordo, io facevo programmi di musica classica e lui si occupava del rock, ma c'erano altri amici, ma erano proprio le prime radio libere, no? Era un'emozione indescrivibile, perché ricordate che all'epoca c'erano 2 o 3 canali televisivi e c'era la Rai 1, Rai 2, Rai 3 anche nella radio, non c'erano altre radio, c'era Radio Monte Carlo, forse, insomma, e quindi erano veramente gli anni 70, sono state, io le ricordo come un'energia, un entusiasmo pazzesco. Avresti voluto continuare a far radio oppure è stata un'esperienza che insomma è nata e poi è finita lì? No, è finita lì perché poi io sono andato a studiare a Parigi, poi ho vissuto a New York, quindi insomma erano gli anni, avevo 16-17 anni, io studiavo già al conservatorio, poi dopo è finita lì anche perché erano nate le altre radio, poi c'era Vasco Rossi che faceva il DJ, c'era noi, insomma era tutto... proliferare di radio, c'erano tantissime radio, ne sono andate tantissime lì in Emilia Romagna. Io poi sono andato via dal paese, sono andato a Parigi a studiare, a vivere a Parigi, poi da Parigi sono andato a New York, quindi insomma è cambiato tutto, ecco. Andrea, nel 1984 tu hai avuto ovviamente un grande successo perché hai esibito con Luciano Pavarotti. Com'è stata questa esperienza? Allora, con Luciano, ho iniziato appunto, Pavarotti mi ha, diciamo, scoperto lui a Parigi, ci siamo conosciuti a Parigi a un concerto, mi chiese, lui all'epoca iniziava a fare questi grandi concerti, questi concertoni poi nelle arene, che poi sono stati dei successi interplanetari, e mi ha chiesto di fare la prima tournée, quindi i concerti erano appunto l'84, al Madison Square Garden a New York, e da lì mi ha portato in giro per il mondo, dove ho suonato davanti alla Torre Eiffel, nella Piazza Rossa in Giappone, in Australia, insomma dappertutto, ho fatto tantissimi concerti con lui. E il più grande concerto di tutti è stato appunto quello del Madison Square Garden, quello del Central Park a New York, dove c'erano più di 500.000 persone ed era in diretto più da 1 miliardo di persone. Wow. E che ricordi hai di Luciano Pavarotti come persona e come artista? Adesso stiamo vedendo anche una tua foto con lui. Beh, come artista, come persona, era una persona di una generosità incredibile. Con lui passavamo giornate interminabili a giocare a scacchi. Io poi abitavo a New York, abitavo vicino di casa, lui passava molto tempo a New York. E poi anche nei nostri viaggi eravamo sempre insieme, io viaggiavo con lui, sai, per un ragazzo, io avevo 20 anni, aerei privati, hotel 5 stelle, era una cosa unica per un ragazzo, quindi per fortuna che insomma suonavo bene e quindi ho avuto delle buone critiche, ho avuto delle offerte del band manager, ho avuto delle offerte di case discografiche, insomma da lì è partito un po' tutto, ecco. Quanto ha contribuito la sua presenza per il tuo successo? Beh, tanto, perché con lui ho conosciuto tante persone. Io studiavo ancora a Parigi con Jean-Pierre Rampale, in Svizzera con James Galway, a Lucerna, quindi insomma non è che ho lasciato di studiare, anzi continuavo a studiare, però ha contribuito tantissimo Luciano. Da lui ho imparato veramente a stare sul palcoscenico, a essere... il fraseggio musicale, tante cose, insomma, ho fatto più di 200 concerti con lui, quindi mi ha veramente portato a fare cose che di sicuro anche concerti che non avrei fatto senza di lui. Mi ha presentato persone che mi hanno poi invitato a fare altri concerti, altri tournée, insomma è stato veramente una delle persone più importanti per la mia vita.
Tu hai fatto tantissimi concerti. Come hai affrontato quest'ultimo anno dove chiaramente non è possibile farli? A cosa hai lavorato? In estate io ho fatto tanti concerti perché si è riaperto, sì. Diciamo, e quindi concerti all'aperto ne ho fatto tanti. E diciamo, io sono sposato con una colombiana e quindi abbiamo passato 4 mesi in Colombia, abbiamo casa in Colombia, e poi dopo siamo tornati a giugno. Io quando chiusero l'Italia ero negli Stati Uniti, ero in tournée negli Stati Uniti e quindi rimasi negli Stati Uniti, andai in Sud America e tornai praticamente a giugno, ecco. E da lì si riaprirono i concerti a luglio e poi si richiusero a ottobre. Io adesso sì che non ci sono concerti, faccio ogni tanto qualche concerto in streaming, faccio delle interviste, però lavoro adesso soprattutto a diversi progetti discografici, tra cui quello più importante è un omaggio di Ennio Morricone con tanti amici artisti, è un disco per flauto, orchestra e coro con alcuni duetti con alcuni amici, tra cui Sting, Zucchero, Neck, che cantava Sto telefonando, poi c'è il grande trombettista americano Chris Botti, la grande soprano Ida Garifullina, e cerchiamo di portarla a termine anche se l'orchestra, di solito noi registriamo l'orchestra a Praga, certo. Ma anche lì è chiusa, non possiamo e non voglio neanche per adesso, finché non sarò vaccinato, io non prenderò nessun aereo, insomma, mi hanno invitato ad andare a Minsk a fare un concerto proprio la prossima settimana, ma ho declinato l'invito perché andare a rischiare non mi sembra logico. E a proposito di Sting, Andrea, volevo chiederti come è nata la vostra amicizia, soprattutto la vostra collaborazione? E appunto, sempre è nata da Pavarotti. Pavarotti me l'ha presentato quando eravamo a New York. Io abitavo a New York e eravamo un po', viaggiavamo sulla stessa frequenza d'onda, eravamo insomma, musicisti. Lui non è il musicista rock, diciamo, come uno pensa. Lui è molto raffinato, è uno che ha sempre avuto, anche in passato, grandissimi musicisti che lavoravano con lui, dopo i Police, grandi jazzisti, grandi musicisti. Quindi, insomma, eravamo in sintonia e ci siamo così avvicinati e ci siamo piaciuti. Poi dopo io e sua moglie e Sting siamo diventati molto amici. Mi hanno invitato a fare dei concerti con loro, facevano ogni anno un concerto della Rainforest, questa fondazione sulla foresta amazzonica, e poi dopo da lì insomma, è nata una grande amicizia. Andrea, adesso è arrivato il momento di vederci un tuo videoclip che si intitola Video per qualche dollaro in più. E poi continuiamo a chiacchierare. Ok. Thank you.
eccoci qua. Eccoci. Allora, bel video. Bel video, eh. Che ricordi hai di quell'esibizione? Beh, questo è stato uno dei concerti di quest'estate, memorabili, forse anche uno della mia vita memorabile, perché eravamo a 2600 metri più o meno con Margherita. E un concerto che è stato organizzato quando io, 20 giorni prima, ero in vacanza con degli amici e con il maestro Diego Basso, che è il direttore di questa orchestra, del coro, nonché arrangiatore di questi brani. Abbiamo così cercato di organizzare con i proprietari di questo ristorante, di questa seggiovia, di questa funivia, e di organizzare un concerto col distanziamento, ed era pieno alle 10:30 del mattino con Margherita. Il giorno prima c'era una giornata di pioggia, di tuoni, fulmini, e il giorno dopo si è aperto tutto e c'è stato questo, Dio ci ha regalato questo grande giorno. Abbiamo fatto veramente un concerto pazzesco con questa vista, la musica di Morricone. Infatti anche il pubblico era emozionato più di noi, perché la musica con questo scenario dietro delle montagne, delle Dolomiti, era una cosa veramente unica e incredibile, che riprenderemo anche l'anno prossimo, anzi quest'anno assolutamente da fare. Un altro anche da rifare, anche se è difficile, perché a 2500 metri è molto più il suono è complicato, no, non il suono, è respirare, insomma, già certo. Se uno non è abituato, insomma, se no, un po' si fa più fatica. Io ho avuto ho fatto l'esperienza di suonare anche 5600 metri sotto l'Himalaya, e lì veramente mancava l'ossigeno. Sono riuscito a suonare qualcosa, ma non più di tanto, ecco, insomma, ho fatto qualche pezzo. Non è così facile, insomma. Beh, no. Nel 2001 esce il tuo album Andrea Griminellis Cinema Italiano. Sì. Come l'avete realizzato? Perché insomma comprende anche altri importanti cantanti. Beh, è stata un'idea mia di fare un brano dedicato al cinema italiano. La Decca ha voluto intitolarlo Andrea Griminellis Cinema Italiano, ma insomma è praticamente un disco di duetti con grandi artisti, tra cui Pavarotti, Sting. C'era Lucio Dalla che cantò Ma la Femmina, la famosa Deborah Harry, Blondie, e poi dopo chi c'era ancora, Filippa Giordano, cantante. E io facevo duettavo con loro, e fu arrangiato dal grande Luis Bacalov, autore del Postino, e insomma da lì fu un progetto grandissimo, molto grande, molto ambizioso. Pavarotti cantò Ai giochi a Dio, un brano che gli chiedi di cantare, che poi lui mise sui suoi dischi. Insomma, un bellissimo progetto, uno dei più grandi, forse il più grande progetto discografico che ho fatto. Ma tu fai sempre dei grandi progetti, perché anche per festeggiare il tuo 60° compleanno hai organizzato un mega concerto in beneficenza ad Emilia Romagna, a Reggio Emilia. Sì, a Reggio Emilia, sì, è stato forse il concerto più importante e più emozionante, di sicuro il più emozionante della mia vita, perché per dirti, Sting è venuto appositamente da New York per festeggiarmi, Zucchero, Renato Zero, Andrea Bocelli fu il primo ad accettare il mio invito, c'era Amy Stewart, Sting, i Nomadi, Beppe Carletti, il grande Georg Zamfir, che forse qui in Italia non è così conosciuto, ma che è stato il più grande flautista di Pan, rumeno, ha venduto più di 250 milioni di dischi, famoso negli anni 70 per la famosa canzone di Kill Bill. Adesso voi non avete, però se la sentite questa canzone la riconoscete. Comunque è un concerto molto 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 emozionante nel Palazzo dello Sport di Reggio Emilia. Una cosa organizzata diciamo in casa, in un mese, in 30 giorni abbiamo organizzato un evento pazzesco, tipo un Pavarotti and Friends, con tanti ospiti come non era mai successo in Italia dopo Pavarotti and Friends. Infatti l'hai chiamato Griminellis and Friends. Beh sì, no, sono gli altri che l'hanno chiamato Griminellis and Friends. Io mi sono limitato era un concerto per i miei 60 anni, poi è stato molto, molto, molto emozionante vedere
tutti questi grandi artisti arrivare lo stesso giorno per le prove, per i concerti. Io ho una curiosità che non riguarda realmente la tua carriera, però io lavorando sulla tua ospitata, quindi preparandomi sulla tua carriera, ho visto una fotografia con la principessa Lady Diana. Sì, quando suonai appunto nel 1990 a Hyde Park, sì, a Londra, nel concerto con Parrotti, io li suonai due brani da solo, con l'orchestra Filarmonia, c'erano 150.000 persone, pioveva, e mi ricordo che nella prima fila c'era Lady Diana e Prince Charles, sì, e poi il primo ministro inglese, insomma, un concerto molto importante, in diretta anche in Mondovisione, anche quella lì, la Decca fece un DVD, quindi da lì, e lì dopo concerto, vabbè, venne Lady Diana, Prince Charles, e, insomma, da lì erano tutti bagnati. Devo dire, lei bellissima, anche ho visto queste immagini, capelli corti, che dovremmo avere dalla regia, forse ci mettono anche, sì, l'immagine con Lady Diana. Ed lei era molto bella, ricordo, era abbronzata così, perché era, mi sembra fosse agosto, sì, tanti anni fa, ci passavi 30 anni. Sì, bellissima. Tu sei stato definito il più grande flautista salito alla ribalta delle scene musicali da tanti anni. Dal New York Times? Sì. Del New York Times? Ah, sì. Beh, sì, fa piacere, anche perché il New York Times è una delle testate più prestigiose nel mondo, quindi se lo dicono loro, poi... sai, se lo dico io in una mia biografia, non ci crede, certo, nessuno. Dice, se esatto, lo dice gli altri, è come vincere un grande concorso, ecco, è abbastanza prestigioso, quindi... Beh, hai vinto anche il Grammy nel 1989. Sì, ho vinto un Grammy, insomma, poi ho vinto diversi concorsi, appunto quello di Parigi, il Grand Prix di Parigi, e poi dopo, insomma, così, insomma, la mia vita è stata... Come? I premi del mondo, diciamo. Premi importanti, certo. Beh, premi importanti, che poi alla fine rimangono premi, Sì, però ti danno più prestigio nei concerti, però poi... tutti i premi rimangono un po' nel cassetto, li metto, infatti io ieri ho tirato fuori dal cassetto qualche premio e l'ho portato in solaio, perché poi ce ne sono tanti che poi non sai cosa fare, insomma, quindi... Andrea, qui vediamo una foto che ha messo la regia con Richard Gere, come è venuto il vostro incontro? Abbiamo fatto una cosa, io sono molto vicino al Dalai Lama, e anche lui, e sono stato ad Dharamsala, ho suonato per il Dalai Lama, e sono stato, diciamo, uno di quelli che ha portato il Dalai Lama a Modena, a Parrotti in France, e che è venuto personalmente il Dalai Lama dall'India, insomma, e da Dharamsala, quello era una partita... dei cantanti, le partite attori cantanti, quella che ogni anno fanno per beneficenza, e quell'anno lì era dedicato appunto al Tibet, e a Milano venne Richard Gere, io suonai alcuni brani, lui parlava appunto del Tibet in una serata pre-partita, dove gli ospiti pagavano una cifra abbastanza alta per accedere e probabilmente per vedere Richard Gere, ascoltare un po' di musica, e niente, lì insomma, abbiamo passato la serata insieme, una persona molto, molto speciale. Sì. Il disco Nessun Dorma, de opera I Love. Sì, questo è l'ultimo disco che è uscito per la Decca quest'anno, l'anno scorso. Forse il disco più importante e più bello della mia vita, che ho dedicato appunto a Luciano Pavarotti, sono tutte arie d'opera per flauto e orchestra, diciamo le arie famose d'opera che sono per tenore e soprano, trascritte per flauto e orchestra. Il flauto è lo strumento più vicino alla voce umana, quindi usa lo stesso vibrato, lo stesso modo di insufflazione e di emissione per come la voce, quindi si può dire è veramente che è come una voce il flauto, e quindi ho cercato di emulare un po' la voce umana. Quali sono i tuoi progetti futuri? A cosa stai lavorando? Allora, a questo progetto discografico di Morricone
molto, molto impegnativo perché appunto nel lockdown io sto lavorando a tanti programmi di concerti, tra cui quest'anno è anche l'anno di Ludwig van Beethoven, 250esimo, quindi ho diversi programmi di Beethoven e altri dischi tipo le sonate di Handel, piuttosto che una, diciamo, due dischi barocchi e altri progetti discografici, tra cui anche un docufilm mio e poi i concerti quando si riapriranno, le tournée che sono state spostate ancora dall'anno scorso, che sono ancora tutti stand by. Tutto fermo. Esatto. Tutto fermo. Andrea, noi ti ringraziamo. Ti ringraziamo di cuore. Grazie a voi. Per la tua disponibilità, gentilissimo. E chiudiamo con un altro tuo video. Grazie mille. Va bene, ciao. Ciao, grazie. A presto, ciao, ciao. Ringraziamo ancora Andrea Griminelli, veramente molto molto gentile, poi possiamo dirlo, veramente un artista con la A maiuscola. Esatto, ha fatto i più grandi concerti d'Europa. Mamma mia, ieri sera, guarda, ieri quando mi documentavo su di lui ho visto un sacco di video, veramente la bravura pazzesca.